Roberta, nonese non di nascita, ma è venuta a abitare a Nonne da poco. E lei si definisce mamma, cioè per lei il suo lavoro è la mamma, perché è mamma di un bellissimo bimbo e ha deciso di scrivere questo libro, 5690 miglia da te. Roberta è etero, però ha deciso di scrivere una storia particolare. A te la parola. Buonasera a tutti. Vabbè, l'ho già detto lui, sono Roberta e mi definisco mamma. Ho deciso di scrivere questa storia perché il messaggio che voglio passare soprattutto a mio figlio, proprio perché sono mamma, e che non dovrà avere paura un domani di essere quello che vorrà essere. Stiamo crescendo, stiamo io e mio marito, crescendo nostro figlio nell'assoluta libertà, una libertà che adesso può avere un bambino di 4 anni, la libertà di decidere con la propria testa. Ed è quello che dovrà fare anche quando crescerà e quando si troverà davanti la cattiveria poi del mondo, la scuola, il lavoro, quello che dovrà affrontare. Dovrà essere libero di scegliere con la propria testa e col proprio cuore. E quello che mi auguro è che quando mio figlio avrà 15-14 anni e magari verrà a casa da me dicendomi che non amerà una ragazza ma un ragazzo, io gli aprirò le braccia perché lui è e sarà sempre mio figlio, e vorrei che anche il mondo a quei tempi magari potrà fare questo. E quindi ho deciso di scrivere una storia che parla di questo amore diverso dal mio, ma non diverso perché è strano, diverso dal mio amore. E ho raccontato questa storia. Nel libro si fa riferimento a un tema molto attuale, che è quello dell'adozione, perché per una coppia di donne è più facile forse avere un bambino rispetto a una coppia di uomini, e tu tratti questo anche a livello giuridico, perché tu sei avvocato, quasi avvocato, dai, mancava poco. Ecco, mi piacerebbe approfondire questo argomento, cioè come l'hai trattato tu. Vabbè, la ricerca è stata una ricerca nei minimi particolari, perché comunque non volevo riportare notizie che non fossero poi notizie vere. Per trattare questo argomento però ho dovuto fare un viaggio molto lungo e andare in Spagna, perché qua in Italia non è ancora consentito, e mi auguro che sarà consentito il prima possibile. E in questo viaggio ho capito che dovevo raccontare la necessità di amore di tanti bambini, che possono trovare amore anche da due uomini, e quindi ho voluto affrontare questo argomento proprio per, in questo modo, per far capire che invece di tutte queste restrizioni sulle adozioni bisognerebbe essere un po' più liberi e lasciare la possibilità a tutti di dare amore e ai bambini di riceverlo, perché ce ne sono talmente tanti che hanno bisogno di amore incondizionato, e non capisco perché non darglielo, non dargli questa possibilità. Io l'ho avuta, e quindi penso che il mio bimbo ha avuto la possibilità di avere tanto amore, quindi non vedo perché tutti non possano averlo. Se mi permetti, io leggerei, ho messo il segno. C'è questo pezzo del libro che mi ha colpito in modo particolare, perché descrivi l'amore che c'è tra i due protagonisti, ma nello stesso tempo l'ignoranza che c'è ancora in giro. Non appena ci trovammo sotto il palazzo, Mauro ed io non riuscimmo a trattenere la gioia. Un lungo abbraccio seguito da un dolcissimo bacio andò ad esprimere in pieno quello che stavamo provando. Il cuore batteva forte, il sangue scorreva veloce nelle vene. Questa è una scena bellissima d'amore. Sul marciapiede accanto a noi, un bambino a piedi, mano nella mano alla sua mamma, rallentò il passo per osservare meglio quello che aveva visto. Certo, una scena strana,
ma nulla di così osceno. Non ebbe il tempo per capire. La madre, con un gesto veloce della mano, coprì gli occhi della sua creatura. Voleva difenderlo da quello scempio, da quella vergogna. Io penso che questo sia proprio un passo del libro dove da un lato si vede l'amore, quello bello, quello a colori, quello di cui oggi stiamo parlando qui, ma dall'altra parte si vede l'ignoranza che c'è ancora, la paura di far vedere che cosa poi, cosa può un bacio tra due persone che si amano, che si vogliono bene, dov'è questa oscenità? Questo è quello che penso io. Dopo ti devo fare una domanda. Prima parlo un attimo con Giuseppe. Rimani lì e non scappare. Ormai con Giuseppe c'è un'amicizia ormai che va avanti da tanto. Io, come ho detto all'inizio, sono stato molto amico di Alessandro. E un anno fa, esatto, più o meno, sì, quasi un anno fa esatto, sono venuto a sapere che Giuseppe aveva appunto scritto questo libro e allora ho detto, ma no, aspetta, Giuseppe, parliamone un attimo, cioè, fammi vedere questo libro. Io ho dato una mano anche nella vendita e poi ho invitato Giuseppe da me in radio per parlare di questa cosa, di questo libro e per parlare di Alessandro. Oggi è una giornata dedicata ad Alessandro e vorrei che anche tu, no, dicessi un po' la tua testimonianza di quello che è stato, di chi era Alessandro, perché io lo posso dire da amico, tu lo puoi dire da padre, però. Beh, dirlo da padre è complicato, nel senso che come diceva Mario, i genitori si fanno delle aspettative sui figli. Ti immagini che crescano, che entrano in quei binari che in qualche modo noi abbiamo ereditato e che inconsciamente trasmettiamo ai figli. Quindi ti costruisci una vita, ti cerchi un lavoro che per certi versi poteva essere quello dei tuoi. Con la nostra generazione, con l'immigrazione, questo è caduto. Però ti trovi una donna, ti sposi, fai dei figli, io divento nonno, quindi mi aumentano i gradi, eccetera eccetera. E però tutto il vissuto di Alessandro io l'ho vissuto da padre, nel senso mi hanno licenziato, il problema mio è di sapere che mio figlio è stato licenziato e quindi se è possibile aiutarlo a trovare un nuovo lavoro. Quando invece mi ha portato un argomento completamente nuovo, nuovo per me come vissuto, non nuovo come materia, perché in qualche modo non direttamente è un mondo che io conoscevo, ho sempre lavorato nel sociale, ho sempre lavorato con la gente, avevo un collega che era nella condizione di Alessandro, anzi ho un collega, ancora vivo e vegeto, sta bene ed è in ferie in Liguria, padre di due figli, che a un certo punto, quando mi si è presentato a me, conviveva con un uomo, quindi lui, la storia l'ho saputa già, cose fatte da lui. Quindi in qualche modo questo mondo lo conoscevo, ma era lontano. Il fatto di venirmi a dire che adesso mi tocca da vicino, il problema per me non era il problema per me è che cosa succede a te, nel senso che è stato raccontato, l'abbiamo visto nel film, non tutti reagiamo allo stesso modo. Quindi Alessandro ha subito delle violenze, ha subito degli ostracismi e ha ricevuto amore, quindi c'è qualcuno che l'ha accettato, che ha detto non cambia niente, e qualcuno che ha detto non ti riconosco più, qualcuno che gli ha detto è meglio che stai nell'ombra, persone che pensavo che fossero molto avanti, cosiddetta New Age come si suol dire, aperti, la comune, gli anni 70 eccetera, il primo consiglio che gli hanno dato è vivi nell'ombra. Di qua la faccia dell'intelligenza e della maturità, ecco. E quindi per me il problema era quello, cioè che cosa succede a te? Lui ha fatto quelle sue scelte, io le ho vissute da padre, nel senso che dietro, quando è nato Rete Genitori Rainbow, l'ho saputo giustamente cose fatte, era una sua creatura, era tutta la sua esperienza. Chiaramente su alcune cose abbiamo fatto insieme, quindi
Fulbright dal 2010, se non ricordo male, li facevamo insieme con le stesse magliette. Ecco, per me figlio vuol dire quello. Cioè ci sono dei momenti in cui ci sono, cioè io ci sono sempre, ho cercato di trasmettere quello. Ci sono dei momenti che si condividono perché è importante condividerli. Quindi il momento della visibilità, di scendere in piazza, di rivendicare i diritti, come è scritto nel passaggio del libro, i diritti devono rivendicarli chi li ha per chi non li ha, perché è così che gli si dà voce a chi li chiede, a chi non li ha. E se li lasciamo da soli difficilmente ci riescono. E quindi mi ha fatto queste cose insieme. Poi chiaramente sono successe tante cose, come tu sai, finché è arrivato il libro. E da lì è partita questo, non so se chiamarla avventura perché è una parola che non mi piace, lavoro, incontro, cioè è un misto di cose tra cui oggi che siamo qui. Cosa, quindi parliamo dell'uscita del libro un annetto fa circa, cos'è cambiato, cioè cosa ha portato e cos'è cambiato da quando è uscito il libro a oggi, cioè che cosa, quante manifestazioni sono state fatte, a chi hai potuto divulgare questo pensiero, questo messaggio? E le manifestazioni tante, perché l'anno scorso con l'uscita del libro abbiamo fatto 4-5 presentazioni già solo qui in provincia di Torino, quella ufficiale intima in casa di rete genitori Rainbow presso casa Arcobaleno, un po' più nostra diciamo così, poi quelle ufficiali, quelle organizzate insieme ad altre organizzazioni. E mi hanno ospitato a Napoli, a Roma e via discorrendo, e poi è stato una colonna di un progetto l'anno scorso che si chiama L'arcobaleno all'improvviso, che è un progetto in cui si parlava dell'omogenitorialità, quindi 7 eventi, 8 perché poi si è aggiunto Livorno, in cui abbiamo girato per l'Italia, in cui si parlava di esperienze di omogenitorialità, e io l'ho fatto tramite il libro. In questo percorso mi sono accorto che il libro è diventato qualcosa di più di un libro, e il messaggio che c'è dentro è quello che vogliamo trasmettere, ed è racchiuso nella frase che le espressioni vaganti hanno detto verso il finale, cioè a un certo punto ognuno di noi siamo chiamati a scegliere. Vivo la mia vita come la voglia il mondo, il sistema, come stereotipata, oppure ci metto un pizzico di coraggio, cerco di vivere la mia vita, quello che voglio, quello che sono dentro. Facile non lo è. Però il messaggio del libro un po' è questo, e mi sembra che in qualche modo qualche seme in giro ha attecchito, nel senso che diventa difficile raccontare dei fatti corposi, eccetera, però la telefonata di una professoressa delle medie che mi dice: grazie al libro so cosa rispondere a una ragazza che è venuta a confidarsi. E questo mi dice molto, nel senso che ci sono parecchie persone che non sono preparate a dare delle risposte, e sono le persone a cui noi affidiamo i nostri figli, educatori, insegnanti, allenatori. I bambini passano in un mondo fatto da adulti in tanti sistemi. La stragrande maggioranza non è attrezzata, non ha le competenze giuste per dare una risposta quando arrivano problemi di questo genere, quando arrivano solo pulsioni, domande, eccetera. E allora il libro, mi sto accorgendo, è diventato anche un po' questo, quello di aiutare a riflettere, a dare, come dire, suggerimenti per rispondere. Poi non dare risposte perché ognuno se le deve cercare dentro, ma far vedere che comunque quando ti succede un qualcosa di questo genere non sei una mosca bianca, non sei da solo. C'è qualcuno che ci è passato prima di te e quindi ti può dire la sua esperienza. E se qualcuno ci è passato prima di te vuol dire che non sei da solo, c'è qualcun altro con cui ti puoi confrontare, con cui puoi parlare. E in mezzo a tanti c'è anche qualcuno che ha anche le orecchie, che sa ascoltare. Non necessariamente abbiamo l'obbligo di dare dei consigli. Quello che secondo me è importante per chi ha a che fare con i ragazzi è che abbia le spalle e le orecchie, non tanto le parole giuste, perché quelle forse non sempre riusciamo a trovarle, forse mai. Però la prima cosa che ho notato che c'è bisogno è di ascolto. Torno un attimo da Roberta, perché una domanda che non si fa mai solitamente, no? Che anche noi in radio solitamente ci dico: non fate mai questa domanda perché non si fa, e i progetti futuri. Però io questa volta te la faccio
perché in realtà quando abbiamo fatto la, la presentazione qui a None il 17 maggio del libro è venuto fuori un... Tanto mi sentite lo stesso, giusto? È venuto fuori un... Ok, ho riagganciato. Una novità, no? Una... Allora, sei stata scelta per scrivere una storia, giusto? Per raccontare con un libro una storia vera. Allora, il 3 maggio a None c'è stato un incontro del PD dove ho avuto l'onore di conoscere Gianni. Penso che tutti ne abbiate sentito parlare, è una storia d'amore bellissima, lunga 52 anni. Finalmente sono riusciti a realizzare il loro sogno di vita, d'amore, e si sono uniti civilmente ad agosto del 2016. E poi il destino, la vita, quello che purtroppo è, li ha separati, perché Franco è partito per un lungo viaggio, questa volta senza il suo Gianni, e lui gli ha fatto una promessa, gli ha detto che era, avrebbe raccontato la loro bellissima storia d'amore a partire dal 64, quando certe cose erano ancora inconcepibili, anche se purtroppo lo sono poi ancora oggi per una cerchia di persone. E quella sera, dopo quell'incontro, oltre a una bellissima amicizia con un ragazzo meraviglioso che ho conosciuto, Stefano, è nata questa voglia di collaborare per scrivere questo libro. Sono stata scelta, sono onorata, lusingata di questo, e io non dovrò far altro che poi scrivere parole, perché poi la storia l'hanno fatta loro. E ho conosciuto Gianni, che oggi doveva essere qua, ma purtroppo per motivi personali non è potuto essere qua, e sono fiera di questo perché l'altro giorno ho detto una cosa a Stefano e alla quale credo molto, perché gli ho detto: ti terrò per mano oggi, domani e nei giorni che verranno, perché io voglio lottare con lui, con loro, con voi, perché ci credo fortemente. E io ho i diritti e i miei diritti voglio che li possano ottenere anche coloro che non li hanno. Grazie, grazie Roberta. Quindi ricordiamo il libro invece che abbiamo presentato oggi, 5690 miglia da te. E perché questo titolo? Cioè 5690 miglia da te? Perché sono, in realtà sono, è una distanza, però non vi dico da che cosa, così potete leggerlo. E perché nel mio libro si parla di distanza da tante cose: distanza fisica, distanza da un pensiero da una persona all'altra, distanza da una realtà che è quella che ci circonda, ma poi la, viene vista poi come una cosa molto molto lontana, quando invece ce l'abbiamo proprio a fianco a noi. Esatto. E voglio aggiungere una cosa: oggi mi è arrivata una foto bellissima di un'unione civile tra due donne, e il mio bambino mi ha chiesto: mamma, ma che cos'è? E gli ho girato la foto e lui mi ha guardato e mi ha detto: che bello, due mamme. Grazie. Per chi non conoscesse ancora il libro, io sono Alessandro, ma secondo me più o meno lo conosciamo tutti qua. C'è un aspetto curioso in cui tu hai inserito un pezzo che in realtà aveva già iniziato a scrivere Alessandro, perché lui voleva scrivere un libro già, quindi tu hai continuato un po' quello che era la, il suo volere, quello che era stato, cioè lui voleva scrivere un libro, aveva iniziato da quello. Sì, lui voleva scrivere un libro che doveva essere, nella sua idea, un libro di aiuto per le persone che si sono trovate come lui a riconoscersi in una situazione e ad affrontare problemi un po' particolari, perché appunto, come dicevo prima, non tutti ti accettano. E quindi era partito da due cose molto importanti, da quello che ho visto io. Primo, che non siamo mosche bianche, quindi c'è qualcuno, come dicevo prima, che c'è passato, che ti può dare una mano, che ti può raccontare la tua esperienza. Secondo, trattandosi di omogenitorialità, i diritti dei bambini.
i bambini che comunque, indipendentemente dal motivo per cui si separano i genitori o dal motivo per cui i genitori fanno delle scelte, sono comunque figli e hanno il diritto di essere amati. Il diritto di vivere comunque con le persone che ti hanno amato fino al giorno prima, e non solo perché hanno cambiato compagno o compagna perdono il diritto. E quindi lui puntava molto su questo. Spiegare l'amore diventa difficile, ognuno ha usato le sue parole. Io uso un termine molto semplice, io tolgo la parola possesso, perché l'amore a volte si trasforma in possesso. Quindi sto cercando, insieme ad alcuni amici che Pinarolo, il gruppo degli uomini in cammino, con cui ogni tanto riflettiamo su queste cose un po' strane, di cambiare anche il linguaggio, perché il linguaggio era anche un generatore di violenza. Quindi ad esempio io comincio a non dire più mio figlio, dico la persona a cui ho dato la vita insieme a un'altra donna, perché mio vuol dire possesso, e questo diventa difficile. Allora è vero che il figlio è l'unica cosa che non cambia, mentre gli altri possono diventare ex, tuo figlio rimane tuo figlio sempre. Purtroppo per molti non è così. Allora, il libro, Alessandro voleva farlo proprio in questa ottica qui, quindi chiaramente questo è il capitolo che lui aveva già scritto, io l'ho preso dal suo computer, tra l'altro l'aveva già messo in circolazione sul sito di Rete Genitori Rainbow, c'è uguale identico a quello che c'è nel libro, l'ho preso e l'ho inserito, infatti è la storia di Alex, lui si fermava così. Tutto il resto sono le testimonianze degli amici, o il vissuto, o ciò che mi ha dettato lui, come tu sai che alcune cose io sono scritte fisicamente con la mia mano, però alcuni passaggi, il passaggio più, che quello che hanno letto le espressioni vaganti. Una sera io avevo appuntamento con lui verso l'una di notte per decidere che cosa scrivere in questo libro, e io non sono mai riuscito a farlo partire, 2 anni che ci girava intorno, e una notte verso l'una mi ha dettato questo passaggio, quello che ha detto Alberto sul dolore, e l'ho tenuto lì nel cassetto per 7-8 mesi. Poi quando il libro è partito, che in 3 mesi sono riuscito a realizzarlo grazie alla sua forza che mi faceva trovare le soluzioni, eccetera, ho preso questo capitolo insieme al suo e l'ho inserito dentro. E il libro è diventato, appunto, come ti dicevo, per me è un messaggio, che è un seme che cerco di far circolare. Grazie. Grazie, Giuseppe. Io direi di aprire la tavola rotonda, se siete d'accordo. Roberta, se tu vuoi aggiungere ancora qualcosa? No? Roberta è un po' timida. Prima mi ha detto, mi raccomando, non farmi qualche domanda che mi metta in crisi. Non lo sai, che non lo farei mai. Grazie, Roberta. Allora, adesso inviterei qua...